Le armi nuove che il duca inventa e accoglie nel suo palazzo sono quadri, sono soprattutto libri, sono ornamenti, sono piante, alberi, fiori. E il posto d'onore viene riservato alla dottrina letteraria e filosofica, mentre faceva sedere al suo tavolo ospiti illustri, chiamati senza discriminazione alcuna, senza pregiudizi. La prima cosa che viene in mente a un lettore di oggi dell'opera di Bo è una sua forma possibile complessiva, che è quella della costellazione, dove il centro è dappertutto e i confini non sono visibili. Ma non solo perché Bo è stato un grandissimo, come oggi si dice, comparatista. Allora non c'era nemmeno la parola che accademicamente lo connotasse. È noto che ha tradotto e si è occupato, a partire da García Lorca, dei grandi lirici spagnoli della generazione del 27, dei grandi surrealisti, suoi coetanei per lo più, di letteratura italiana, è stato il compagno di via e persino in qualche modo la parola non lo offendesse per un uomo così destituito, diciamo, di presunzione letteraria. È stato anche il teorico, in qualche modo, degli ermetici o cosiddetti italiani. Beh, tuttavia il suo sguardo sulla letteratura è di tipo universalistico. Un'altra cosa che colpisce subito il lettore delle pagine di Bo è, da un lato, questo equilibrio miracoloso della pagina, che sembra essersi scritta da sola. E questa mancanza di ponderalità è tipica di quello che noi diciamo oggi, più o meno convenzionalmente, un classico. Dall'altro, la sua assenza, al primo impatto, di quello che dovrebbe essere la materia prima di un saggista, di un critico, cioè i dati minuti, diciamo pure tecnici, o circostanziali di un testo. E però leggendo noi ci accorgiamo che la filologia di Bo è una filologia, è una metafilologia, e cioè una filologia tutta metabolizzata che diventa, se posso usare questa semplicissima formula, una filologia spirituale o esistenziale che dialoga con il testo senza mai prevaricarlo, ma accogliendolo. Lo spazio di quel testo è la coscienza. Nato come desiderio di dare al palazzetto del conte Antonio un seguito, uno sbocco più glorioso, il palazzo invade e ingloba quello che in origine era il palazzetto della Iole e quindi sembra doversi disporre soltanto lungo la linea orientale del terreno, in quella che è oggi la parte che dà sulla piazza del Rinascimento. Tutto diverso per l'altra parte che dà sulla strada di Urbania e non offriva nessun appiglio per la costruzione, il terreno essendo più che scosceso. Con questa installazione si realizza una specie di secondo tempo. Il primo ha riguardato gli scritti di Bo su Raffaello in questo cinquecentenario. E questo è appunto il secondo progetto che riguarda Federico. Poi, perché la scelta dello scritto di Bo relativo al Palazzo Ducale? Innanzitutto perché, a mio parere, è una autobiografia. È un modo intimo che Bo ha di raccontare il palazzo e col palazzo tutta la città in un attimo, diciamo, quasi tutta la storia e tutto il tempo che è passato ed è presente, perché
Si comprende bene da questa scrittura che per Carlo Bo Federico da Montefeltro è stato un interlocutore reale, che il suo dialogo è stato immanente, costante, che quello spirito federiciano, cioè quell'idea di città e quell'idea di cultura residenziale e condivisa, dovevano essere, potevano essere, ma anche dovevano essere un modello da imitare. In un discorso tenuto nel momento in cui gli è stata conferita la cittadinanza, Carlo Bo ha fatto proprio questa dichiarazione. Abbiamo il dovere di imitare questo modello. Beh, io ho usato il testo per, okay? Quindi sono partito dal testo suo per, insomma. Quindi l'ho saccheggiato, eh? Ho fatto un'operazione anche brutta, se vuoi. Però per fare delle riflessioni mie, il lavoro è costruito andando dietro al pensiero di Bo e al pensiero probabilmente di Federico o dei suoi abili architetti, fino ad arrivare a questo pertugio che è questo speco che è lo studiolo, insomma, questo taglio nella roccia, insomma, questa fessura, ecco. Possono esserci parole che ricorrono, insomma, in queste fotografie. Non sono delle parole chiave, ma sono degli echi. Non sono tutte parole di Carlo Bo, ma sono parole che derivano da altre esperienze, ecco. Musicali, letterarie, da altre fotografie, da altre immagini e via dicendo, dall'aria che si è respirato. Alla fine il visitatore si accorge di avere fatto una duplice esperienza, credendo di entrare in un museo. Vi ha trovato anche una casa e più ancora la realizzazione di una concezione privilegiata della vita. Io credo che dal tempo in cui Bo è arrivato qui a Urbino da Firenze, cioè dal 1938, nel silenzio e nel vuoto e nel terrore di quegli anni, guardando il palazzo che era diventato un po' tutto, insomma, un magazzino del sale, un carcere, comunque una realtà in abbandono, questo diamante come tornato ad uno stadio carbonizzato, insomma, no? Nuovamente da far brillare, io credo che Bo abbia sempre pensato e sognato di ridare vita alla città e quindi all'università, o si può dire anche all'inverso, all'università e quindi alla città, perché il suo progetto è un progetto civile, non è soltanto un progetto di cultura universitaria, ma è proprio un'idea di mondo, di città. Ecco, penso che dal 1938 sia stato questo il suo pensiero, ridare vita, respiro, aria, luce a questa realtà che è la realtà di Urbino, e ascoltando Federico. In Urbino si sommano due tipi di bellezza. Sono anzi due creazioni. La prima che spetta di diritto alla dolce terra marchigiana. La seconda che è frutto di una speculazione combinata. È la gioia degli occhi, prima ancora che la gioia dell'intelligenza. Quando do agli allievi il tema di Urbino, insomma, diventano pazzi. Perché o è il palazzo e con la sua immagine per sempre, no? Di cui parla Carlo Bo.
molto divertente farlo in estate, il 21 giugno, quando il sole, o in prossimità del 21 giugno, insomma. Quando il sole illumina, riesce a illuminare le vie anche più strette. Poi è vero che Urbino è un'immagine, è il palazzo, insomma, ecco. E quando do agli allievi il tema di Urbino, insomma, diventano pazzi. Ho accettato per differenti e direi però coordinati in qualche modo motivi. Intanto da sempre un grande, profondo interesse per l'opera di Carlo Bo, che ho avuto la fortuna, non posso dire di conoscere, ma di incontrare. Anche personalmente ricordo un memorabile convegno su Leone Traverso, dove io facevo una semplicissima comunicazione e invece Bo aprì apparentemente a braccio con un discorso memorabile, ecco la sua religione dell'amicizia. Traverso era stato un suo grande amico. Poi perché mi ha sempre molto colpito, io non sono cattolico, il cattolicesimo di Bo, che è un cattolicesimo inquieto, persino tra virgolette potremmo dire esistenzialistico, dove il dubbio è un elemento che sempre confligge e arricchisce in qualche modo la certezza o le certezze che può avere un essere umano. Mi ha colpito sempre la sua unicità nel panorama della letteratura italiana secolare. Poi ho accettato perché ho profonda stima delle persone che agiscono all'interno del centro studi della Fondazione Bo, e questo per me è sempre una garanzia. E quindi anche questo mio lavoro, insomma, si giustifica con questo ordine di motivi: un profondo interesse per l'opera di Bo, un senso di colleganza a chi lavora, e devo dire più di me, meglio di me, a questi progetti. Io ricordo bene il modo che lui aveva di quotidianamente passeggiare intorno al palazzo. Ricordo che era quasi sempre l'una e mezzo, quindi un'ora meridiana, che lui camminava nel filo d'ombra gettato dal palazzetto della Iole, sempre per lo stesso ideale percorso, che era un percorso di meditazione, io credo. E in questo suo passeggiare, in questo suo lento passare attorno alla periferia del palazzo, mi sembrava, e mi sembra oggi più di allora, che lui compisse come un rito sacro di meditazione. E questo me lo conferma un po' anche lo scritto dedicato al Palazzo Ducale, perché il modo che Bo ha di raccontarlo è quasi un rito di passaggio. Attraverso il cortile, che risulta come un vestibolo, l'individuo si spoglia di quello che è il suo quotidiano per poter ascendere verso l'assoluto del pensiero, che naturalmente è rappresentato in maniera metaforica e reale dallo studiolo di Urbino, dallo studiolo del Duca Federico. Io credo che Bo abbia sentito sempre quasi il respiro di questa presenza, l'onere di questo confronto e anche la felicità di questa convivenza. Non ci sarebbe Urbino, nonostante la grazia straordinaria del suo paesaggio,
senza la sua memoria, o almeno non sarebbe la stessa terra fertile dell'uomo, una delle terre più alte della nostra geografia interiore.